installerai per un attimo, anzi subito magari, un collaboratore o una collaboratrice, qualcuno che non abbia paura. Ok, non vi preoccupate, vi do un paio di guanti, non è niente di pericoloso, ma questo è un altro azzardo perché non l'ho mai provato altre volte, però è bello fare azzardi, dai, mettiti pure i guanti, giusto per la sicurezza, fa scena poi. Non i guantini lattici, ma questi sono meglio perché volevo proteggerti dal calore, non da... Allora, leviamo queste cose dalle scatole, questa dopo la vedrete. Allora, che cos'è lo scattering Rayleigh? Andiamo avanti. Perché noi vediamo gli oggetti? Noi vediamo gli oggetti perché c'è una cosa che si chiama scattering. In realtà li vediamo per diversi motivi, ma uno di quelli fondamentali è perché c'è qualcosa che fa scattering. Scusate, perché vediamo la luce, non perché vediamo. Vediamo la luce perché c'è qualcosa che fa scattering della luce. E qui lo vediamo subito. Non guardate qua perché sennò vi brucia la retina, ok? Voi vedete la luce qui? Qua sopra? Qua sopra? No, non direi. No, voi vedete la luce qui perché c'è un vetro qui che fa il suo vetro, ma qui non la vedete. Eppure c'è. Qui c'è un fascio di luce che sta arrivando fin sul soffitto. E se io metto la mano la vedete però. Perché? Cos'è cambiato? È cambiato che qui c'è un oggetto che fa scattering. Il mio braccio. C'è la mia mano che fa scattering, la luce batte, questo è scattering, è una parola inglese che vuol dire che sbatte, ok? Questo succede. I fotoni, che sono le particelle che costituiscono la luce, fanno come a biliardo con tutte le altre particelle che ci sono nell'aria. Il problema qual è? Che le particelle che normalmente ci sono nell'aria sono troppo piccole per sbattere contro gli altri, per farsi colpire dai fotoni, ok? Quindi non le vedete, ma se io metto un oggetto che è più grande, come la mia mano, quello lo vedete. Che cos'altro è più grande delle particelle d'aria? Le particelle di acqua. Le particelle di acqua sospese nell'aria. Cos'è? Come si chiama l'effetto delle biologi, ingegneri, chimici? Non mi rispondete, voglio una risposta degli altri. Come si chiama la sospensione di acqua in aria per effetto naturale? Nebbia. Brava. Ok, l'ha detto da qualche parte? No. Ok. È vero che di solito questa domanda la faccio ai bambini e non sanno rispondere. Ok, voi eravate avvantaggiati. Spegniamolo che sennò mi brucia a me la retina. Sì, si chiama nebbia, questa è la nebbia. Perché nella nebbia si vede così, le nuvole? Le nuvole sono la stessa cosa, perché le nuvole sono bianche? Adesso lo vedremo perché le nuvole sono bianche. Perché c'è questo, gocce di acqua sospese in aria e fanno scattering, questa è la stessa cosa. Lo si vede lì, è quel bellissimo effetto dei raggi di sole. Oh, i raggi di sole! I raggi di sole, quando li vedete, questo sono. È la luce del sole che colpisce delle goccioline d'acqua sospese in aria e le vedete, riuscite a vedere la luce del sole, che altrimenti non vedete finché non colpisce un oggetto. Di solito, ad esempio, il sole illumina la parete di questo edificio, voi vedete, non vedete la luce del sole, vedete la parete dell'edificio. Andiamo avanti. Ok, qui un altro effetto che si può ottenere grazie allo scattering per avere una diffusione della luce, no? Qui abbiamo, come abbiamo prodotto lo scattering? Semplice. Dall'altra parte c'era Michele che oltre a tenere quella stessa lampada faceva... produceva vapore acqueo. Questo succede quando noi alitiamo fuori, facciamo... buttiamo fuori il vapore acqueo che abbiamo nei polmoni. Ed è il motivo per cui quando si va a fare foto in grotta, magari durante un corso, è molto meglio scendere per primi, perché se si scende più tardi, e questo probabilmente l'avrete notato, con tutte le persone che passano e respirano, l'aria si riempie di particelle d'acqua. E questa è una fregatura in realtà in grotta quando si vogliono fotografare grandi ambienti, lo vedremo tra un attimo quando parleremo di grandi ambienti, perché tutta questa diffusione, se io voglio fotografare un piccolo pezzo, non è un problema. Perché? Perché se ho da fotografare da qui a qui, quanta acqua ci sarà qua dentro? Quante goccioline d'acqua? Poca roba, non è un problema, uso una luce potente e risolvo il mio problema. Ma se io voglio fotografare da qui a lì ed è tutto pieno di goccioline d'acqua, io quell'armadio non lo vedo. Perché non lo vedo? Perché c'è troppa acqua e forma un muro. E quando io metto la luce, direziono la luce verso questa cosa, la luce fa scattering contro le goccioline d'acqua e bam! Andiamo avanti. Ok, questo è carino. Lo scattering è una cosa fondamentale, vedete che tornerà fuori più di qualche volta nella presentazione. Perché è una cosa fondamentale? Ad esempio per il tramonto. È il motivo per cui noi vediamo il tramonto arancione. Ti piace il tramonto? Di sì. No,
sentire qualcuno che mi dice che non gli piace il tramonto, cavolo. Allora, perché il tramonto è così bello, rosso? E adesso lo vediamo. Perché i raggi solari sono radenti e devono attraversare molta più atmosfera. Andiamo avanti. Eccolo qua. Allora, Giulia. Ok, perfetto. Perché l'anno scorso c'era Giorgia, allora per quello che mi confondo, sai? Ma non ce l'ho con te. Allora, prendiamo una bella lampada, eccola qua. Quello che tu dovrai fare, scusate, c'è qualcuno con i piedi su. Ah, ok. Allora, quello che tu adesso dovrai fare, sediti alla mia destra. Ok, questa è una lampada, dovrai tenerla da questa parte, tu hai i guanti, quindi non ti scuoterai, non ti preoccupare. Ok? E avrò bisogno che tu tenga la luce puntandola qua dentro, ok? E la direzioneremo qua e sposterò questo in modo che possiate vedere. Oh, perfetto, eccolo qui. Oh, che bello! Allora, questo è il nostro sole, ok? Questo è il sole e questa è l'atmosfera terrestre. Riuscite a vederla tutti? Effettivamente si comporta come si comporta normalmente l'atmosfera terrestre. I raggi del sole quasi non li vedete qua dentro, è vero? Il raggio? Vedete il raggio di luce? Praticamente no, forse un leggero accenno perché è un cicinino torbido dall'acqua, ma voglio dire, in generale non li vedete. E il sole di che colore è? Scusate, è la luce. Questo non è il sole, questo è il sole. Questa è la luce che viene proiettata dal sole. Di che colore è? Bianca. Questo è il sole a mezzogiorno. Questo è il sole a mezzogiorno. Abbiamo la nostra atmosfera terrestre, il sole attraversa l'atmosfera e cozza contro gli oggetti, ad esempio il muro di una casa. Questa è una casa, ok? Quando il sole a mezzogiorno batte contro il muro di una casa, lo fa apparire bianco. Ora vediamo che cosa succede quando, se vai un attimo avanti, ecco, grazie mille. Questa è quindi la situazione di cui stiamo parlando, no? Il sole a mezzogiorno, e vedete quanta atmosfera, quella freccia indica l'atmosfera, il raggio di sole, quindi vi dà l'idea di quanta atmosfera il raggio di sole deve attraversare per arrivare a colpire la superficie terrestre. Guardate cosa succede quando invece il sole è al limite proprio, no? Questa è la superficie della Terra e questo qui è invece il limite dell'atmosfera. Quando noi ci troviamo qui e il sole si trova qua, sta tramontando quindi, guardate quanta strada in più deve fare il raggio di sole per arrivare fin da noi. Tanta! E quindi, come vi avevo detto prima, se è vero che nell'atmosfera ci sono sempre delle goccioline d'acqua, prima ne attraversava ben poche, adesso ne attraversa un sacco. E se ne attraversa un sacco, c'è molto scattering. E tra un attimo capiremo perché troppo scattering significa luce rossa. Però prima vi faccio vedere la luce rossa. Allora, scusa un secondo. Qualche problema? No? No, magari scoppa lo stesso, che non so. Allora, adesso faremo questa cosa simpatica. Non ti preoccupare, non c'è nessun pericolo. C'è pericolo per me, ma tu non. Allora, la fregatura adesso è non farlo troppo rapidamente, perché sennò non lo vedete bene, però vabbè, chi se ne frega. Ok, adesso dovreste cominciare a vedere. Quello che io sto facendo è aumentare la concentrazione di particelle che facciano scattering dentro la mia atmosfera, ok? Dovreste cominciare a vedere il raggio di sole. Lo vedete il raggio di sole? Lo vedete? Bene. E guardate cosa sta succedendo al nostro sole, alla luce del nostro sole. Man mano che io aumento la concentrazione delle particelle che fanno scattering, e quindi aumento lo scattering in totale, ecco che ottengo una luce più rossa e direi che siamo quasi al tramonto. E no, non stai puntando bene la luce. È molto flebile, però si vede un po'. Bisognerebbe spegnere tutto, ma non lo facciamo. Però riuscite a vederla ancora qua, forse. Qua, eccola qua, la vedete? Ok? Bisognerebbe. Io quando ho fatto la prova ero in un ambiente completamente buio, adesso ci sono queste luci che ci stanno un po' premiando l'effetto, però in parte prima l'avete visto, stava diventando rosso. Abbiamo ricreato un tramonto in questa stanza e qui si vede appunto il raggio di luce. Ok? Che cos'è questa? L'atmosfera terrestre. O in questo caso io ho esagerato, ho messo tanti. Poi. A posto? Ok. Sei contenta? Poi domani puoi dire cosa hai fatto ieri sera? Ho creato un tramonto dentro una stanza.
Questa qui è veramente molto molto densa ed è una nuvola ormai, ok? Torniamo un attimo indietro, così vi spiego perché rosso. Perché proprio rosso? Voi mi direte, la luce, qui lo vedete, questa è la luce visibile, è fatta di tutti questi colori. Perché proprio il rosso deve arrivare alla fine? Perché solo il rosso deve arrivare alla fine e non tutto il resto? Per questo motivo, perché quello che conta è la dimensione. Ok, sì, in questo caso conta la dimensione delle particelle, ok? Perché conta la dimensione delle particelle? Perché funziona così: la luce ha diverse lunghezze d'onda, ok? Cos'è una lunghezza d'onda? È una particolarità della luce, non sto a spiegarvi esattamente che cos'è. Comunque sappiate che queste sono le sue lunghezze d'onda. Andiamo dal violetto, che ha 400 nanometri, fino al rosso, che ha quasi 800 nanometri, o quasi 800 nanometri, ok? Prendetela per buona, funziona così, non vi spiego ancora perché. E poi in mezzo c'è ad esempio il giallo, che è sui 550, no? Perché questa cosa è importante per il tramonto? Perché vi ho detto, queste sono, potete immaginare, queste come le dimensioni delle particelle di luce. Quindi, le particelle blu, che sono a 450 nanometri, sono più piccole di quelle che invece sono rosse a 700 nanometri, no? Tra i 700 e gli 800 nanometri abbiamo rosso. Queste sono più grandi, no? Tutto chiaro? 800 è più grande di 450. Fin qui, bene. Adesso che abbiamo capito che 800 è più grande di 450 e abbiamo fatto questo grande passo in avanti, riusciamo a capire che funziona esattamente come nel biliardo. Cosa succede nel biliardo? Se io ho delle bocce di delle palle di differente dimensione, io prendo una pallina piccola, ok? Le palline quindi piccole sono quelle di luce blu, e ho disposte sul mio biliardino tante palle di diversa dimensione, ma piuttosto grandi in realtà, perché quello che stiamo dicendo è lo scattering con l'acqua. Le palle di acqua, ok? Cioè le bocce di acqua sono in realtà piuttosto grandi rispetto alla dimensione di una particella di luce, quindi sono dei macigni. E io prendo queste palline piccole piccole blu, cosa succede? Verranno fermate quasi tutte, andranno tutte quante a sbattere, è chiaro? Questo succede perché sono talmente piccole da non avere abbastanza forza da spostare le altre, le cose, quelle di acqua, ok? Quelle di acqua sono troppo grandi, quelle piccole ci sbattono contro e quelle di acqua restano ferme dove sono, praticamente non si muovono neanche, mentre quelle piccole fanno scattering. Quando fanno scattering fanno questo, ok? Io sono il raggio di luce, ok? Io sono il raggio di luce, sto andando in questa direzione, se qui c'è un oggetto vado a sbattere contro l'oggetto, se io sono più piccolo vado da quest'altra parte, quindi comincio a partire di qua, di là, ma non riesco ad andare avanti dritto perché ci sono degli oggetti contro cui sbatto. Il rosso invece è sufficientemente grande da fregarsene e tirare avanti dritto, ok? Essere una particella di luce rossa è un po' come andare in autostrada quando c'è la coda al casello di Mestre e voi avete un carro armato, non ve ne frega niente del fatto che c'è la coda al casello, voi passate sopra le altre macchine, ok? Questo è quello che succede. Ed è questo il motivo per cui, se io ho tante tante particelle, come quando il sole è a tramontare, o come quando ho messo tante tante particelle qua dentro, il blu, il verde, il giallo, torna indietro, scusa me. Il blu, verde, giallo, sono troppo piccole, partono in tutte le direzioni, e ma dove ci troviamo noi? Perché se questa è l'atmosfera terrestre, e le particelle cominciano ad andare di qua, no? E il sole si trovava da questa parte, dove siamo noi? Noi siamo di qui. Quindi qui da noi non arriva nessuna particella, né blu, né verde, né giallo. Perché? Perché sono andate da tutte le direzioni, ma non di qui. Le uniche particelle che riescono ad arrivare da questa parte, quindi qua dove ci troviamo noi, sul muro della casa, è il rosso. E questo è il motivo per cui i tramonti sono rossi. E questo è il motivo per cui invece, normalmente, il cielo è blu. Quando il sole si trova sopra, perché quando il sole si trova in alto e a mezzogiorno c'è meno atmosfera, e quindi in quel momento le particelle che fanno più scattering sono ovviamente quelle blu,
che sono le più piccoline. E siccome fanno tanto scattering e non c'è l'effetto della luce rossa che arriva a noi, noi vediamo il cielo blu. Per intenderci, quello che sto cercando di dirvi è che non è che al tramonto il cielo non sia blu, è blu anche al tramonto perché c'è lo scattering, ma noi non lo vediamo perché c'è la luce rossa che arriva talmente tanto da noi che noi vediamo soprattutto quella. Ok? Qualcuno potrebbe dirmi, qualcuno che magari ci vede molto bene i colori, aspetta un attimo, mi stai prendendo in giro, mi hai detto che il più piccolo è il blu. Ma non è vero, il più piccolo è il violetto, c'è scritto pure qui ultravioletti, quindi c'è scritto ultrablu, c'è scritto ultravioletti, c'è il violetto. Sì, infatti quello che fa più scattering è il violetto. E noi non lo vediamo per un motivo molto semplice, perché non ci piace. A nessuno piace il blu. No, semplicemente il nostro occhio è molto più sensibile al blu che al viola. E questo è quello che vi dicevo prima, la maggior parte delle cose che ci sono nel mondo noi non le vediamo. Il cielo dovrebbe essere viola, il cielo è viola, ma noi lo vediamo blu, perché? Perché i nostri occhi non vedono bene il viola. Tutto qua, andiamo avanti. Un'altra domanda. Sì. Perché il verde e il giallo non lo vediamo? Il verde e giallo non lo vediamo perché comunque sono abbastanza, si trovano in una via di mezzo, per cui sono troppo piccoli per poter fare quello che fa il rosso e troppo grandi per poter fare quello che fa il blu. Quindi come vada loro non li vediamo mai. Ok? Ok, questa è difficile da capire. Andiamo avanti.